Ciao ragazzi, allora oggi sono di nuovo in auto perché sto facendo delle consegne, sono partito stamattina presto e stessa cosa dovrò fare domani, perché laggiù dove riesco mando una persona che mi aiuta a consegnare i cani. Quando i clienti possono venire in allevamento a prendersi i loro cani mi fanno un grande piacere, però per inserire a volte determinati cuccioloni in certe situazioni particolari che magari nell'inserimento potrebbero nascere problemi, indipendentemente da dove sia ubicato il cliente, mi tocca partire e andare di persona a portare il cane. E quindi questi 2 giorni sarò per 2 giorni in viaggio, ma poi fortunatamente arriveranno le vacanze di Natale e potrò riposarmi un po'. Allora, l'argomento del quale vi voglio parlare oggi sarebbe la quarta parte di quel discorso che avevo iniziato: se il cane soffre cambiando padrone. Ecco, questa quarta parte l'avrei dedicata a tutte quelle situazioni che magari per imprevisti, perché la vita dei proprietari cambia, eccetera, mutano le situazioni del rapporto fra cane e padrone. E allora io sostengo che per gestirlo al peggio il cane è molto meglio, sia per il padrone sia per l'animale, trovare una nuova sistemazione. Quindi anche in questo caso, laggiù dove non ci sono i presupposti, cedere il cane non solo non si va incontro a una sofferenza del cane, ma se si fa attenzione a fare una cessione responsabile, a trovare una sistemazione al cane dove l'ambiente sia migliore di quello che ha vissuto fino a quel momento, può essere un grande vantaggio per l'animale. Ecco, fra questi casi c'è ad esempio quando il cane non va più d'accordo con uno dei familiari e i familiari non vogliono iniziare un percorso di riabilitazione appunto del rapporto fra cane e padrone. Allora, piuttosto di dover sempre tenere chiuso il cane, escluderlo dalla famiglia, vivere con l'ansia, con l'angoscia, cioè in poche parole non avere più lo stesso rapporto che si aveva prima col cane, è molto meglio trovargli una sistemazione. Stessa cosa quando cambiano anche le caratteristiche dell'abitazione. Ci sono persone che abitavano magari in una casa con giardino, sono costretti ad andare ad abitare in 2 camere, i cani sono cresciuti sempre all'aperto e sono impossibilitati di portarsi dietro i loro cani. Peggio ancora è quando magari avevano 2 cani e dicono: no, uno lo cedo e uno magari me lo porto dietro nella nuova abitazione. Voi ricordatevi sempre che la peggior cosa è dividere i cani. Il cane può dividersi facilmente dal padrone, ma fa molta fatica a dividersi da un altro cane col quale era fortemente imbrancato, perché il cane è un animale da branco. È comprensibile l'affetto che il padrone provi nei confronti del cane, ma non bisogna mai dimenticarsi che il benessere del cane ha unicamente una relazione con il soddisfacimento dei suoi istinti primari. Ecco, ad esempio so di casi che era stato adottato un cane o 2 cani in un momento dove almeno uno dei familiari non lavorava e poi iniziano invece tutti a lavorare e il cane diventa, fra virgolette, un po' di troppo, perché se lasciato a casa distrugge tutto oppure piange, gli inquilini, i vicini di casa si lamentano, eccetera eccetera. Allora si ricorre a delle come si dice, a dei rimedi, che sono queste famose sistemazioni, non dico in pensioni, ma in questi asili dove vengono portati i cani per tutta una serie di ore. Io non dico che questo siano negativi, dipende molto da quali sono le caratteristiche, le attitudini e le capacità di chi gestisce questi asili. L'unica cosa che voglio dire: non immaginatevi che il cane è un po' come il figlio, che gli dite stai qui bravo all'asilo, dopo io ti vengo a prendere stasera. Ogni volta che voi lasciate il cane,
cane pensa di essere lasciato per sempre. Ogni volta che voi lo andate a prendere alla sera, per lui ricomincia di nuovo una nuova esperienza, ma la sua incertezza del rapporto che ne ha nei vostri confronti sicuramente cambia. Quindi, se voi avete una coppia di cani, portarli tutti e due in asilo non è un grosso problema, ma se voi avete solo un cane che tutte le volte, tutti i giorni che dovete andare a lavorare, lo portate praticamente presso altri cani, voi sappiate che vostro cane ha un ruolo di branco, specialmente se un cane sterilizzato, per lui entrare prepotentemente con un branco e dover, come dire, assumere una posizione per un po' di ore, poi di nuovo ritornare a casa, quindi uscire dal branco, poi di nuovo entrare nel branco. Ecco, voi, siccome vi siete abituati a pensare che i cani siano bambini e associate un po' tutto quello che fareste con i bambini, lo fate anche con i cani. Non vi immaginate lontanamente di quali sofferenze psicologiche abbiano i cani quando voi iniziate a gestirli un po' come ripiego, come rimedio a delle vostre situazioni familiari, piuttosto che abitative, di rapporto col cane, che sono cambiate. Quindi questo mio video ha l'obiettivo di dire, nel modo più assoluto, i cani non vanno mai abbandonati, bisogna adottarli in modo responsabile, cercare sempre di tenerli in coppia, gestire i calori e non sterilizzarli, perché il branco di due cani interi è molto importante, ma nello stesso tempo, laggiù dove cambiano determinate situazioni, non tenere troppo presente questa cosa: io non lascerò mai il mio cane perché sono affezionato. Bene, voi siete affezionati al cane, ma il cane pensa innanzitutto ai suoi istinti, e quindi poterli cambiare situazione abitativa, condizioni ambientali, non solo il cane non soffre, ma in tante situazioni, se fatto bene, e l'ultimo filmato vi vorrò poi spiegare come poter passare da un proprietario all'altro senza far soffrire il cane, anzi cercando appunto di portargli dei vantaggi, ecco, in questo caso il cane potrebbe averne dei notevoli benefici, piuttosto di vivere una vita in una famiglia dove lo considerano di troppo o per tutta una serie di motivi non sono più contenti di cosa sta facendo il cane, e quindi l'animale si rende benissimo conto, con il suo sesto senso, dello stato d'animo di insoddisfazione dei proprietari, e quindi in questo caso cambiargli le condizioni abitative, cambiare il padrone, può essere un grande vantaggio, un grande beneficio per il benessere dell'animale. Bene, vi ringrazio tanto per avermi ascoltato fino a questo punto e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi, a presto.